qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Mi spiace, Ezio. Non sapevamo che Silvio avrebbe barato. Avreste dovuto. Sorella, ci hai detto di farti sapere se vedevamo quel bastardo che ha rubato la maschera d'oro. Sta andando al ricevimento del doge. Vado io. Posso raggiungerlo prima che arrivi e riprendermi la maschera. E come? Uccidendo quel povero idiota? Certo. Lo sai cosa c'è in gioco? No. Se lo uccidi annulleranno il ricevimento. E Marco si rintanerà di nuovo il cazzo. Avremmo perso tempo un'altra volta. Ruba la maschera, invece. Senza strepiti. Fatti aiutare. Le mie ragazze sono già appostate lungo il percorso. Possono distrarlo mentre gli sottrai la maschera. Va bene. Ce la posso fare. Si è destato un giovane eroe. Bene. Saranno costose, ma queste meraviglie valgono ben più del loro prezzo. Bene, siamo d'accordo. Puoi stare qui! Vattene! Dammi un pezzo, bambino, dai! Sei libera. Vi vorrei prego, sedermi signore, sulle vostre ginocchia. Non aiutereste una casta fanciulla? Una canzone è uguale. Ciò che mi dici. Adoro. Ho dei capolavori di metallo qui. Qualcuno ha visto il mio assistente? Era qui? Buonasera, signore. Ce l'hai fatta. Marco è su una barca appena all'arco. A momento del discorso. Nell'attesa sfrutta le mie ragazze. Muoviti insieme a loro per non farti notare. Trovatelo! Dove ha visto quel tipo di mantello? Commentatore, per caso conoscete qualcuno che abbia voglia di divertirsi?
Vieni circondata da così tanti così noiosi. State qui. Sarà divertente. Dietro di me. Signore e signori, ecco a voi il venerabile Doge di Venezia. Benvenuti, amici miei, al più straordinario evento mondano dell'anno. In pace o in guerra, in abbondanza o in carestia, nulla può privare Venezia del suo carnevale. Diamine, non lascerà la barca. Mi toccherà nuotare fuori. Lo sconsiglio. Ti scoprirebbero subito. Come possiamo aiutarti? Allora mi farò strada con la foto. Aspetta. Stanotte celebriamo ciò che ci rende No. È troppo presto. Non sono pronto. Difficile esserlo. Che la morte non sia crudele. Requiescat in pace. Cosa parli? Mio fratello si copre di ridicolo con questa ostentazione. Non avete diritto di parlarne in questo modo, egli è il Doge. Il Doge è solo di nome. I soldi che sperpera sono di Venezia. Ci sono in gioco cose più importanti e voi lo sapete bene. Vostro padre ha scelto Marco. Chissà, poteva anche crederlo incapace di diventare qualcuno e preferire voi quale erede per le sue ambizioni politiche. Ma non è andata così. E ormai non ha più senso pensarci, non credete? Non ho mai voluto essere Doge. Vi congratulo per il vostro successo. Il potere non è solo ricchezza. Mio fratello crede davvero di essere stato scelto per un motivo diverso dai suoi soldi. Saggezza e carisma, per questo è stato scelto. E sarebbe un comportamento saggio questo? Offrire uno spettacolo di luci? Si rintana a palazzo mentre la città è sull'orlo del baratro e crede che qualche fuoco d'artificio basti a distogliere la gente dai problemi. La gente ama lo spettacolo. È la natura umana. Vedrete. Io non c'entro! Giù! Subito! Me ne vado e non vi ho mai visto. Questa qualità di filato è dinosauro. Le fava! Vi trovate solo! Non so come ci sia! Via! Via! Sarà meglio andarsene! Prezzi per nobili articoli, armature degne di un imperatore. Però agile il ragazzo. Dio del cielo. Facendo. Ehi, potreste far male a qualcuno. Vi prego, basta. Avete visto anche non voi? Sono vostro nemico. Forse lavoro troppo ultimamente.
Ottimo lavoro. Che spettacolo. Che spettacolo. Un vero eroe. Devi essere esausto. Vieni, riposati. Ah, il salvatore di Venezia. Che cosa posso dire? Forse ho sbagliato a dubitare fin da subito. Ora vediamo il mosaico dei concorsi. Su, adesso basta. È stato un lavoro faticoso e ora il tuo corpo stanco ha bisogno di conforto, lo sento. Sorella mia, soffro tanto da aver bisogno di un conforto davvero molto generoso. Beh, sei nel posto giusto. Ragazze? Mm.